Allora, mi chiamo Antares, è il nome, Fontanive, e anch'io come Mirko sono un po' meno anni che faccio scultura, ho cominciato 3-4 anni più tardi, più avanti rispetto a lui. E, vabbè, anche io faccio scultura, poi entrambi facciamo i galletti, che è un simbolo tipico della Valle d'Aosta, soprattutto la Fiera di Sant'Orso è un oggetto che va per la maggiore. Proprio tradizione prendere un galletto alla Fiera di Sant'Orso, diciamo. E lui li ha imparati da un signore e poi me li ha insegnati a me dopo, successivamente, quindi anche questo è un modo di trasmettere l'arte tra di noi, insomma. Quando qualcuno impara qualcosa, non è che siamo gelosi dei nostri segreti, perché non abbiamo nessun motivo di esserne gelosi, insomma. E niente, andiamo a prendere questi rametti che sono le biforcazioni e praticamente cominciamo tagliando in obliquo, questa sarebbe la futura cresta, poi col coltellino, come adesso vi faccio vedere, piano piano si toglie la corteccia dove poi verrà la cresta, il becco e tutto quanto. E poi si comincia a lavorarlo piano piano in questa maniera. Ci vuole un momentino, non è un lavoro molto, non è corto, diciamo, come sì, non è neanche lungo, però insomma ci mette un po'. Poi si procede, diciamo si fa i due tagli principali che sono per far uscire la cresta e il becco, diciamo così. Poi la cosa bella dei galletti è che ce ne vedono a Sant'Orso su tutti i banchi, però ognuno è diverso dall'altro, non ce n'è uno uguale, cioè, è proprio questo il bello, perché cioè la gente guarda, sceglie, vede, sono tutti diversi e si accorge proprio che sono, diciamo, dei pezzi unici, nel senso venuti da mani diverse, non fatti in serie come. Ma questo è legno, ci va bene qualsiasi tipo di legno. Questo è un tano nero, bianco, dipende. È molto tenero quando è verde. Se si secca è un po' difficile, infatti lo lavoriamo subito oppure lo teniamo nelle buste di plastica perché rimanga umido e verde, diciamo, insomma. Comunque questo è l'inizio, diciamo così. Poi si fanno i taglietti sulla cresta e poi si prosegue alla stessa maniera con la coda. E il risultato finale è quello. Come si viene? Noi facciamo così perché il nostro metodo è questo, poi ognuno c'ha il suo. Questi sono i vari taglietti per fare la cresta. Poi ci prende una volta seccati, si mettono non al sole, all'ombra, perché sennò si spaccano, si mettono a seccare un po'. Quando sono secchi, a volte ci si passa un po' la carta vetro, a volte no, tanto sono molto artigianali, diciamo, non serve molte finezze. Si colora la cresta, si fanno dei bargigli appena accennati, poi con un pennarello normale si fa l'occhio e con il sopracciglio e il galletto è finito.